Da oltre 40 anni di esperienza, la DESA, ambulatorio odontoiatrico. Perché mi sanguinano le gengive? Più della metà degli italiani soffre di questa patologia. I principali sintomi sono sanguinamento gengivale, alitosi, mobilità dentale e sensibilità. Cosa aspetti? Prenota la tua visita specialistica. La DESA è a Sassuolo. La nostra professionalità per il tuo sorriso. Nel tempo. Buonasera. Si è riunito ieri il tavolo Patto per le scuole, che vede la partecipazione dell'amministrazione comunale di tutti gli istituti e le scuole paritarie della città. Nel corso dell'incontro si è parlato dei nuovi servizi attivati dall'assessorato all'istruzione per il nuovo anno scolastico, dei progetti di riqualificazione proposti per l'anno 2023-2024 e degli obiettivi da concordare e sviluppare nell'anno scolastico in corso. Inoltre è stato dato il benvenuto al nuovo dirigente scolastico del quarto comprensivo, Antonio Tarolla. Dopo l'approvazione della giunta comunale del progetto definitivo per il riuso e la rifunzionalizzazione dell'ex teatro Politeama, è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni del distretto ceramico il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori, al termine dei quali l'edificio sito in via Farosi ospiterà una nuova biblioteca digitale e anche un archivio storico comunale. Nuove offerte potranno essere presentate attraverso la piattaforma Sater fino al 5 ottobre. L'intervento dovrà essere ultimato in 390 giorni dalla data di consegna dei lavori. Questa domenica, dalle 9 alle 19, il Parco Vistarino ospiterà la quarta edizione del Vintage Pride Market. All'evento parteciperanno 90 espositori e sarà attivo un servizio di street food curato da associazioni e negozi del territorio. L'ingresso è gratuito. E ora passiamo allo sport. Ieri pomeriggio il Mapei Football Center ha aperto le porte ad 80 tifosi neroverdi, in occasione della prima giornata degli Abbonati Days. Andiamo a scoprire com'è andata. Prima la visita al centro sportivo, poi la possibilità di seguire l'allenamento a bordo campo ed infine selfie ed autografi con i propri calciatori preferiti. Sono stati 80 i tifosi che martedì pomeriggio hanno avuto la possibilità di partecipare alla prima giornata degli Abbonati Days, un'iniziativa del Sassuolo Calcio per avvicinare i tifosi alla squadra, ma anche per far sentire il calore della piazza a giocatori e staff tecnico, soprattutto in un momento complicato dal punto di vista dei risultati. Ci sembrava giusto comunque, anche di fronte a una sconfitta come quella di domenica, dare continuità a quella che era la nostra idea di aprire il centro ai tifosi, perché secondo noi non dobbiamo sicuramente stare attenti esclusivamente ai risultati della domenica, ma dobbiamo cercare di lavorare con un certo tipo di coerenza, e secondo noi questo è un segnale importante di apertura che tra l'altro c'era stato richiesto anche dai tifosi, quindi cerchiamo di andare incontro alle loro richieste ma anche alle nostre necessità, perché io credo che sia importante, come diceva lei, far sentire anche un po' il calore dei tifosi, che è una cosa che ovviamente è fondamentale per ogni squadra, in particolare per noi. Un Mapei Football Center aperto ai sostenitori neroverdi, come già pensato durante la campagna abbonamenti estiva. Abbiamo lavorato in questo senso anche in sede di campagna abbonamenti, anticipando proprio il fatto di aprire il Mapei Football Center ai tifosi, in particolar modo agli abbonati, e sicuramente studieremo tutta una serie di iniziative, magari anche strutturali, per cercare di capire come andare a inserire un qualche cosa che possa essere funzionale a questi appuntamenti, a questi incontri che dovrebbero essere un po' quasi quotidiani, direi io, ma insomma, se non quotidiani, quantomeno aperti in alcuni momenti, come può essere quello di questa giornata. Sicuramente ci porteremo a casa tutti quanti un qualche cosa di estremamente positivo da una giornata come questa. Quello di ieri è stato il primo, ma di Abbonati Days ce ne saranno altri anche prossimamente. Come detto, in sede di campagna abbonamenti poi si ripeteranno questi eventi e cercheremo di calendarizzarli almeno perlomeno una volta al mese, se possibile,
e vediamo sulla base anche di quelle che sono le disponibilità organizzative, ma l'obiettivo appunto, come dicevo, è quello di aprire quanto più possibile il centro e dare continuità a questi appuntamenti. In arrivo un nuovo format per il Memorial Nardino Previdi. Quest'anno, infatti, al tradizionale torneo maschile tenutosi negli scorsi giorni e vinto da Sassuolo Under 17, si affianca anche la prima edizione del torneo femminile. La manifestazione è in programma per giovedì 28 settembre allo stadio Zanti di San Michele e vedrà la partecipazione delle formazioni Under 17 di Modena, Reggiana e Sassuolo. Grazie per essere rimasti con noi anche oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata.